Dillo. Chi c'è lì? Buongiorno. Gli ammalati sono cresciuti. Adesso abbiamo anche Giada e Gabriele a casa. Perché ce l'ha attaccata Sabrina. Sono tutti e due pieni di raffreddore. Gabriele ha anche la tosse. E vabbè, adesso mi alzo, facciamo colazione e poi comincio i lavori. Oggi è una bellissima giornata di sole. No, è stato il buio fino a mezzanotte. Brava Pia che mangia i cereali, sono buoni? Giada, anche i cereali, sì. Sono buoni i tuoi cereali? Pia, cereali, sì. Gabriele, invece? Latte e biscotti. Ok. Cos'è che mangia Gabriele? Latte e biscotti, brava. Prima di stirare di nuovo, vado a mettere su le lenticchie. Ho messo un po' d'olio, adesso vado a mettere la cipolla, quella tritata di Maurizio, che avevamo messo in congelatore. La lascio andare un attimo. Appena soffrigge, vado a buttare le lenticchie, che come avete visto ho lavato, e le faccio poi insaporire un attimino e poi le andremo poi a mettere l'acqua, il dado, eccetera, eccetera. Però per adesso facciamo soffriggere la cipolla. Adesso aspetto proprio 2 secondi, il tempo di prendere il contenitore, di riempirlo d'acqua e andiamo a mettere l'acqua sulle lenticchie. Io ne metterò circa ad arrivare a metà pentola. Le faccio andare piano, infatti adesso abbasso il fuoco perché è veramente presto, sono le 9 e niente, quindi così almeno cuociono piano 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 piano. Temperatura eccessiva. Allora, vi faccio vedere le lenticchie come sono. Praticamente sono cotte. Adesso vado a mettere un goccino di dado granulare, quello che abbiamo comprato ieri. Le sposto una decina di minuti sul fornello, questo qua più piccolo, e in modo che si insaporisca con il dado. E poi le lenticchie sono pronte. Più tardi metterò su la pentola dell'acqua dove andremo a far cuocere il riso. Non voglio esagerare e quindi andrò a metterne solo 2 cucchiaini, ma in realtà è uno bello grande, insomma. Adesso sposto sul fornello piccolo. Ed ecco pronte le lenticchie. Per renderlo più cremoso andremo a frullare, a dare 2 o 3 schiacciate di frullatore a immersione, in modo che rimanga anche un po' cremoso, e anche se così già mi sembrano molto squisite sinceramente, però così rimangono più cremose e poi si aggrapperanno meglio al riso. Ed ecco qui tutto quello che ho stirato.
Adesso la vado a mettere, la vado a dividere nelle bacinelle. Tutte le commissioni. Ho chiamato mia sorella e le ho detto che non andavo, ma mi spiace perché l'ha detto a Luca, quindi andiamo a farle una sorpresa. Le facciamo proprio un saluto e poi torniamo a casa perché c'è Maurizio con i bambini che mi aspetta, che ci aspetta. Devo ancora scaricare la spesa, farvela vedere e preparare la cena, perciò non posso perdere troppo tempo, però mi dispiace perché poi Luca ci rimane male. Quindi, allora, sono arrivata a casa e vi faccio vedere quello che ho preso al Bennett. E allora, ho preso, che ho trovato scontate il 50%, queste uova di quaglia a 1,29 euro. Poi due confezioni di uova da 10 che erano in offerta, un pacco di wurstel tutto pollo e un pacco di wurstel tacchino e pollo. Poi tre confezioni di questi affettati freschi formaggi Brie, l'ho pagato 0,99 l'uno. Poi la ricotta della Santa Lucia al 50% senza lattosio, una confezione di patate da 1 chilo, due mozzarelle scontate al 50% che ho pagato 49 centesimi, sì. Un burro, poi dei waffle che erano scontati anche questi qua al 50%, due mozzarelle, queste qui 100% latte Alto Adige, sono due anche queste qua scontate al 50%, poi una burrata, due filoni di grano tenero senza sale, questo infusion tranci di salmone marinati con red thai, viva la mamma Beretta lasagna al ragù, e poi l'uga neghe con solo pollo e tacchino senza glutine, anche questa qua al 50%, come avete visto anche le lasagne e il salmone. Poi un broccolo che ho pagato 0,79, i fogli da disegno che servivano a Giorgia riquadrati FA2, questa pagnottona di pane, 5 bottigliette d'acqua che erano anche queste qua al 50%, probabilmente perché si è rotta la confezione. E quindi io le ho prese, le ho pagate 15 centesimi, così i bambini le hanno da portarsi a scuola, e le olive nere denocciolate. Vi farò vedere gli scontrini per sapere i prezzi, però aspettatevi molto presto un'altra puntata di Pazza per la Spesa, dove vi racconterò e vi spiegherò come tutta questa spesa che avete visto del Bennett l'ho pagata poco più di 6 euro circa, quando il suo valore invece era molto molto di più. Siccome non ho ancora fatto il conto, ve lo lascio scritto qui in sovrimpressione quant'era il prezzo sia a pieno di tutta la spesa sia il prezzo in offerta, e poi vi dirò bene con certezza anche quanto ho pagato io. Thank you.
siamo andati al Lidl. Anche qui vi spiegherò poi tutto quanto perché ho usato l'app e quindi vi spiegherò un attimino anche come funziona più nel dettaglio e tutto quanto. Sempre tutto nel video pazza per la spesa. Comunque, per adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho ripreso della Milbona il latte, questo qui alla mandorla, perché mi è piaciuto tantissimo. Quello senza zucchero no. Ma questo qui è veramente molto buono, quindi l'ho ripreso. Poi ho preso 4 latte parzialmente scremato al 50% perché scade domani, ma l'ho preso perché voglio, domani prepareremo insieme il formaggio fatto in casa. Vi farò vedere quanto è semplice. La ricetta non è mia, l'ho presa da un canale YouTube. Comunque domani poi vi spiegherò tutto quanto. E allora ho preso questo qui che tanto era in scadenza e ce n'era tanto ed è veramente un peccato che poi questo latte vada a finire tutto quanto nella spazzatura, così almeno io gli do una nuova vita. Sarebbe meglio quello intero, però c'era questo, quindi ci accontentiamo. Poi ho preso una confezione di primo sale al pepe nero che era ribassato al 30%, 2 confezioni di tigelle emiliane, salame nostrano e scamorza dolce, anche queste qua erano al 30%, e le ho prese per Manuel e Giorgia, le porteranno domani mattina per colazione a scuola. E poi abbiamo preso, sempre scontati al 30%, questi tramezzini con tofu, zucchine e pomodorini. E erano veramente buonissimi, veramente veramente buoni. Se andate ve li consiglio perché sono proprio buoni. Poi ho preso le mascherine chirurgiche perché non ne hanno più né Manuel né Giorgia e quindi gli servono per andare a scuola e quindi le ho prese per Ho forza. preso poi questa confezione di tè al limone 6x0,5 per Giorgia e anche Manuel, se ne vuole uno glielo diamo. Un grana padano DOP, una confezione di tramezzini integrali salmone e maionese per Giorgia, i tarallini al finocchio, 2 confezioni di pomodorini, sono i datterini, non mi veniva. Poi 3 di questi succhi mixed fruit juice, apple, cranberry, pomegranate e blueberry. L'ho preso per i bambini, visto che a loro piacciono i succhi, così almeno lo provano. Fa parte della settimana americana, magari gli piace, chi lo sa. Poi 2 confezioni di cuore di carciofo da 300 grammi. E poi ho trovato questi qua ribassati del 30%. Sono noodles di pollo. Ne ho prese 2, c'erano solo queste. Mentre li mettevo in frigo, mi sono accorta che sono di 2 gusti diversi. Uno è Bami Goreng. E l'altro invece è chicken noodles. A me sembravano uguali. Vabbè, comunque poi vi faremo sapere come sono. E poi una confezione di carote, una pappa per il gatto al salmone, 2 confezioni di ciliegine di mozzarella, 3 milkshake alla ciliegia. Sono anche questi qua, fanno parte della settimana americana ed erano ribassati al 30%. Gli anacardi sgusciati, un albume d'uovo XXL, anche questo qua ribassato del 30%, uno speck al trancio stagionato, due barattoli di melanzane a filetti, un avocado e poi filetti di petto di pollo a fette che adesso vado subito a congelare, così almeno anche se c'è scritto da consumare entro il 12, noi li congeliamo subito e così siamo a posto. Questa qui è tutta la spesa. Vi lascerò come al solito lo scontrino adesso. E niente, adesso metto a posto, preparo la cena, intanto loro preparano il tavolo e penso che comunque andremo a mangiare alcune cose di queste qua che ho preso al 50% e quindi magari qualcuno mangia qualcosa, qualcuno mangia qualcos'altro, comunque
andremo a mangiare queste cose qui e niente, vi faccio poi vedere cosa abbiamo deciso di mangiare dopo. Allora, prima di andare a letto, volevo farvi vedere che ieri ci è arrivato questo set per fare il sushi. L'ho comprato 20 anni fa. No, 20 anni fa no, però. Adesso vi faccio vedere tutti i pezzi dal vero. Ci sono anche le spiegazioni su come bisogna fare. Allora, in pratica, la prima cosa che troviamo è questo, che va messo sopra a questo per dire che è al fondo rotondo, e sopra ci va, se la mia assistente mi dà il pezzo, questo qua rotondo si preme, si chiude, si preme e vengono fuori rotondi. Oppure, aspettate, che già lo sta cercando di prendere. Io già avevo detto di non rimetterlo dentro. Oppure questo che è fatto così. Vabbè, qui c'è già il pelo del gatto. Si mette sempre sopra questo. E poi sopra invece si mette questo così. E in pratica, Si fa forma di cuore. adesso voi non lo vedete perché è chiuso, però viene a forma di cuore. Ve lo faccio vedere così, come ho fatto vedere a Giana. Se riesco a metterlo sopra, Vuoi che aspettate. te lo metto io? È bellissimo. Poi facciamo vedere anche le altre cose. Sono qua. Poi ci metto tutte le cose piccole. Allora, tieni. Il set comprendeva anche questo, che Giada pensa che vada messo qui. Secondo me sì, perché sennò non avrebbe senso quel pezzettino lì. Però è più grande, boh, vabbè. E poi c'è questo pezzo qua che va per schiacciare. Ma io non ho capito cosa sia. Non è tuo però. E poi c'è una palettina. E poi questa altra paletta. Tieni. Non lo rompere, mi raccomando, ok? Ci ha messo dentro di nero. Con quel naso che cola. E niente, quindi praticamente abbiamo preso questo set. Adesso, appena mi prende un po' bene che vogliamo riprovare, compriamo la roba, tanto in realtà non è che serve granché, cioè si può fare anche senza comprare il pesce, ci si può mettere anche solo il tonno, questo. oppure, cioè si possono fare un po' come si vuole. È tutto il set nero. È molto carino e vorrei provarlo comunque perché, È tutto perché l'ho nero. comprato e quindi vorrei comprarlo, provarlo. Però vediamo un attimino quando è che mi viene Ragazzi, ci sono stufati che si l'ispirazione. scoppiettano. Vabbè, con questo set noi vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. Pia di ciao. Ciao Pia. Il Mando. telecomando, di ciao, ti do il telecomando. Di ciao, ciao. Dai, ciao. Pia. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ma.